soltanto la mattina, sempre se si apre la finestra, da mattina è sempre anche odore di fumo, odore di formaggio, una cosa non si capisce, una cosa molto molto puzzolente. L'odore acre degli oli e degli acidi grassi bruciati all'asilo di San Bartolo a Cintoia a Firenze si sente ancora nell'aria e sono trascorsi 9 giorni dall'incendio divampato nell'azienda attiva per il settore industriale, zootecnico e farmaceutico. I danni avevano costretto alla chiusura della strada adiacente la struttura. In campo è scesa l'ARPAT che verifica le condizioni di salute ambientale, in modo particolare quelle del torrente Greve, dove si è verificata una moria di pesci e la morte di alcuni volatili. Dall'agenzia fanno sapere che i livelli di tossicità delle acque interessate da una striscia oleosa stanno tornando alla normalità, ma che c'è la necessità di pulire il fosso e i terreni circostanti all'asilo, così come è necessario lo smaltimento dell'acqua utilizzata per spegnere l'incendio presente nelle vasche di accumulo, oltre a rimuovere i rifiuti derivanti dall'incendio. Solo a quel punto anche l'odore potrà scomparire. È difficile stare fuori casa. Sì, certo. Anche in casa si sente questo odore sempre, lo sentite anche ora, mi sembra un puzzo proprio. Prima c'era ogni tanto, una volta al mese più o meno così si sentiva questo rumore, ma ora non si finisce proprio.